Consiglieri, vado subito al nocciolo della questione. Per quanto riguarda i controlli sui mercatini abusivi all'interno del quartiere della Montagnola, sono stati effettuati ben 41 volte già dall'inizio dell'anno una serie di interventi specifici proprio su Via Acri, Castiglione, Via Spedalieri e Viale Pico della Mirandola. Chiaramente questi interventi debbono essere ripetuti nel corso del tempo, debbono quasi arrivare a costituire un presidio fisso, benché sappiamo che il presidio fisso in teoria non serve a nulla perché presidiando una via queste persone si spostano a via adiacente. Quindi stiamo riorganizzando questi turni che di fatto devono essere a rotazione, però allo stesso tempo debbono garantire un passaggio ripetuto proprio per riuscire a debellare il fenomeno, altrimenti si trasforma in un mero fenomeno di come dire, turismo del mercatino abusivo, no? Di trasferimento da una via all'altra. E quindi è comunque in riorganizzazione chiamiamola così, la turnazione. Per quanto riguarda il rovistaggio, esattamente confermo quanto già avevo risposto in precedenza al consigliere Figliomeni, con l'unica differenza che non si tratterà di un'ordinanza, bensì di una condotta che sarà inclusa all'interno del regolamento, del nuovo regolamento, che è in fase di conclusione. In realtà la bozza del regolamento era pronta, poi abbiamo sospeso un attimo, perché, come lei ben sa, è stato emanato prima il decreto legge Minniti, adesso è stato convertito in legge, quindi stiamo facendo le necessarie integrazioni proprio per poterci adattare alla norma nazionale, e a breve avremo un nuovo regolamento che prevederà questa condotta tra le condotte sanzionabili. Chiaramente all'interno del regolamento di Polizia Urbana sono previste delle misure di riorganizzazione dell'intero corpo, proprio per consentire anche un migliore controllo del territorio, sempre purtroppo lavorando con le forze a disposizione, perché è chiaro che a me piacerebbe poter dire presidieremo ogni strada, con circa 5.000 uomini, di cui poco più della metà in strada, è difficile poter dare una risposta oggi di questo tipo. Quindi è necessaria una riorganizzazione importante che però consenta le necessarie attività che vanno dal pattugliamento e dal pattugliamento delle strade, quindi la sorveglianza sulla viabilità, a una serie di controlli amministrativi che coinvolgono necessariamente anche il fenomeno dei mercatini abusivi, del rovistaggio e di altre condotte vietate. È chiaro che la sicurezza è comunque un tema rilevantissimo anche per questa amministrazione e intendiamo metterci mano, mettervi mano in maniera, come dire, il più precisa possibile con le forze a disposizione. Chiaramente collaborando anche qui, ripeto quanto avevo già anticipato prima al consigliere Bordoni, anche qui la stretta collaborazione con la Prefettura e con le altre forze dell'ordine ci consentirà sempre in misura maggiore di avere un controllo integrato del territorio, che è quello che in questo momento è probabilmente lo strumento più efficace. Grazie.